Dolci o salati, i bignè sono sempre la scelta giusta per i nostri antipasti o per il dolce. Delle occasioni speciali, pochissimi ingredienti per realizzarli: acqua, farina, olio di semi, uova e un pizzico di sale. In una pentola versiamo 250 ml di acqua, uniamo anche 125 ml di olio e un pizzico di sale. Adesso aspettiamo che arrivi a bollore. Non deve bollire tanto, quindi appena compaiono le prime bolle, dobbiamo subito versare la farina, che sono 150 grammi. Ovviamente prima l'abbiamo setacciata e la uniamo a questo liquido tutto in una volta. Pochi secondi e spegniamo il fuoco, esattamente quando sul fondo della pentola si formerà una patina bianca e questo impasto si staccherà facilmente dalle pareti. Abbiamo ottenuto questa palla morbida. L'importante in questa fase è che la farina non formi grumi. Adesso andiamo a lavorare con le fruste. Se avete una planetaria va benissimo, ancora meglio. Io utilizzerò le fruste elettriche e girerò qualche minuto, un paio di minuti per farla raffreddare un po'. Dopodiché iniziamo ad inserire le uova. La cosa da osservare necessariamente quando prepariamo i bignè è quella di aggiungere le uova uno ad uno. Man mano che vengono incorporate, proseguiamo aggiungendo l'altro, ma non prima. Quindi lavoriamo con calma. Poiché l'impasto sappiamo che deve restare piuttosto sodo, tanto da riuscire a scendere lentamente, ma tuttavia essere un po' resistente, ma soprattutto, ecco, deve formarsi questa sorta di triangolo. Allora significa che l'impasto ha la consistenza giusta. Per ottenerlo, la quantità di uova può variare perché dipende appunto dalle dimensioni anche delle uova stesse. Adesso ci muniamo di sac à poche e foderiamo la nostra teglia procedendo alla formazione dei bignè. Distanziamo i bignè sulla teglia perché ovviamente in cottura cresceranno. Vedete che non cambiano forma perché l'impasto era abbastanza sodo, quindi è veramente importante che sia tale. Andiamo subito in forno. Voi conoscerete il vostro forno meglio di me. Io ho impostato la modalità statica, alcuni preferiscono la ventilata. 180 gradi per una ventina di minuti. Bignè fatti in casa, perché comprarli se è semplicissimo davvero realizzarli a casa e che soddisfazione, guardate quanto sono belli, un impasto così famoso che è entrato a far parte a pieno regime della nostra tradizione. Vengono utilizzati sia per antipasti salati, sia come dolce della domenica, delle feste, delle occasioni speciali. E dopo averli fatti raffreddare, sbizzarritevi a scegliere appunto il ripieno che preferite in base alle occasioni, ai vostri gusti e ai gusti dei vostri commensali. Per tante idee potete seguirci sui nostri social, su Facebook, Instagram e YouTube, dove vedrete non solo questa video ricetta per intero, ma anche tanti modi per riempire i bignè e tante tante altre ricette squisite e gustose come questa. Quindi seguite anche i nostri siti web vivomangiando.it e cibodoc.it per vedere tutte le nostre idee.